3-5-2 per il Mestre, aspettavamo che si disponessero in campo e è arrivata la soluzione dell'enigma. Sì, nell'ultima giornata avevano giocato invece con l'altro sistema, ma credo che dipenda molto anche e soprattutto dagli uomini offensivi. Il timone della difesa, Angella, mentre adesso Widmer va a lanciare Matos nello spazio, male il fuorigioco del Mestre. Matos, 1-0 dell'Udinese, Rieder Matos, che ha dovuto soltanto portarsi a distanza ravvicinata rispetto a Gagno e scaraventare all'angolino il gol dell'1-0 su una bella verticale di Widmer, anche se va detto non si è mossa molto bene la difesa degli ospiti. Talmente buoni che molti giornali avevano dato lo stesso schema per la gara contro il Pescara, mentre adesso Matos può servire Evandro, che di tacco dà un pallone favoloso a Zapata. 2-0 dell'Udinese, che giocata ancora una volta di Evandro, che con il tacco no look ha servito Zapata solissimo, che l'ha colpita nemmeno troppo forte, ma comunque bastava pochissimo per far gol in quella circostanza. Segna Duvan Zapata, il raddoppio dell'Udinese. Rischia Balic con questa giocata, pallone recuperato da Fabbri, poi spara Casarotto, diventa un assist per Bussi, si alza la bandierina, dubbi su questa segnalazione da parte dell'arbitro, esulta lo stesso Massimo Bussi, sottovia che prova ad andare in dribbling, altra palla cambiata nella zona dello stesso Pinton, palla bassa alla rete del 2-1, come non mai meritata con il gol da parte di Stefano Casarotto, che va a chiudere un'azione davvero molto bella con il cambio di gioco, il cross di Pinton e il tap-in di Casarotto. Mestre che segna il gol dell'1-2 e ripetiamo, in maniera meritata, dell'Andrea, che era entrato proprio a gara in corso al posto di Ugo, e lì davanti Bussi è rimasto titolare. Per il resto sono entrati tutti i giocatori nuovi, pian piano costruiremo la squadra. Dell'Andrea, ancora per Politti, a impostare da dietro. Terò vuole che Matos vada in pressing, infatti arriva subito la palla recuperata. Alfredson per Cyril Terò, 3-1 dell'Udinese. È appena aumentato il pressing e l'intensità dell'Udinese. È arrivato il terzo gol, ha segnato Cyril Terò su una palla non ben gestita da dietro, dal Mestre. Sì, però il Mestre continua a giocare, rischia anche qualcosina di troppo. Beccaro sul pallone. Cabine prova a chiudere ancora il triangolo per Isan, vola all'incrocio dei pali. Beccaro aveva preso proprio la tracciante giusto, ma per Isan gli ha detto di no con la mano di richiamo. Vediamo se sterza, così è, ancora Terò sul pallone, osserva Evandro, poi va da solo. Cyril Terò fa tutto da solo, va in area e va a guadagnare un penalty, praticamente mettendo in scacco da solo l'intera difesa arancione. Bravissimo, qualitativamente superiore, ha ingannato tutta la difesa. È pronto Rodrigo De Paul, 4-1 dell'Udinese, spiazzato completamente Pusca. Alfredson va a ricominciare proprio da Alberto Parpinelli, in verticale per Cyril Terò, solissimo, prova a sfidare il difensore Politti. Terò se la porta sul destro, la sterzata, ancora Cyril Terò che apparecchia per Halilovic, 5-1 dell'Udinese, segna anche Dino Halilovic, ancora una volta in cattedra c'è il professor Monsieur Cyril Terò. Sì, ha fatto quello che voleva, ancora una volta con i propri diretti avversari, ha servito un bellissimo pallone per Halilovic. Adesso Bonaldi, disturbato da Evandro, davvero un paradosso di come Evandro non sia entrato in questo tabellino dei marcatori. Seguiamo però l'azione del Mestre con Bartoccini, che viene ignorato, poi Cabine, e arriva il gol chiamato di Medi Cabine per il grande entusiasmo un po' di tutti i tifosi, anche quelli bianconeri, perché questo è un gran gol da parte del numero 19, Perone. Della gamba sinistra, anzi no, solo zoppicante, senza stampelle, ma comunque finisce 5-2 l'amichevole tra Udinese e Mestre.